Ciao ragazzi, sono lo Svobo Fulius e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere la Boxer. Una box davvero figa, soprattutto per come è stata disegnata. Prima di andare a vedere com'è, andiamo a vederla da vicino. Questa è la confezione della Boxer, tutta gialla, veramente la confezione è fighissima. Vabbè, dietro troviamo il solito scratch and check, cosa c'è nella confezione e le diverse colorazioni. Io l'ho presa blu. Ovviamente poi stare lontano dai bambini, prodotto, dove è stato disegnato, un prodotto per le persone che hanno più di 18 anni, eccetera eccetera. All'interno della confezione troviamo ovviamente la sigaretta elettronica, poi, oddio, l'ho un po' sfondata la confezione, poi sotto troviamo questo qui, dove c'è all'interno il libretto con le istruzioni. Ovviamente le batterie devono essere sempre integre. Ok, questo è il biglietto di Hugo Vapor, che è la marca che produce la Boxer. E poi qui il libretto con le istruzioni della box, che spiega tutto. Tutto giallo fosforescente, che mi sto bruciando gli occhi, però davvero carina. Sembra un po' la confezione dei Tuk, però. Poi troviamo anche il caravetto della box, così che la possiamo collegare al computer e scaricare i nuovi aggiornamenti del software, sempre marchiato Hugo Vapor. Ok, questa è la box, davvero bella esteticamente, a me piace tantissimo. Come possiamo vedere già a primo occhio, ha tantissimi fori di sfiato, li vediamo sia nella parte dietro sia nella parte inferiore. È veramente ottima questa cosa. Andiamo ad aprire se ci riesco. Ok, all'interno vanno due batterie, come vedete io ne ho già due, che si vanno anche a abbinare con la box, giuro non è fatta apposta. E dura tantissimo tempo, però di questo ne parleremo dopo. Devo dire, la vernice non si toglie tanto facilmente, a me si è tolta solo in pochissimi punti, tipo qui. Ma solo perché la metto, tipo, mi è capitato che stava insieme alle chiavi. E devo dire che non si è tolta tanto facilmente, come ho detto, in pochissimi punti, tipo negli angoli. L'unico problema più grande è con i liquidi tipo più scuri, ad esempio i cioccolatosi. Può succedere che si va a macchiare attorno dove cade il liquido, come vedete qui si è fatta una macchia, proprio perché ovviamente la vernice è un azzurro molto chiaro. Devo dire anche il grip sembra più una plastica, veramente tipo ricoperta di plastica. Mi piace davvero il grip che c'ha, sembra veramente tipo una cover di plastica, veramente figa, mi piace davvero tanto, il feeling è davvero bello. Non è abnorme, come vedete mi va tranquillamente in mano, è abbastanza piccola. L'unica cosa che è un po' pesantina, soprattutto con le due batterie, però non è un problema, cioè sommariamente non è una cosa super, non è minimamente paragonabile alla Wismac RX200 per chiarirci. Questo è il display della box, ovviamente così aumentiamo i watt e così li diminuiamo, ok. E troviamo gli ampere, i volt e poi troviamo i puff, cioè i tiri, e la carica delle batterie con i watt in grande qui. Se premiamo tre volte, andiamo nella modalità dove possiamo scegliere verso metà. Ovviamente abbiamo le modalità power, nickel 200, titanio, S316, per cui acciaio. E poi vabbè, la modalità reset, bypass e di nuovo power. Non ha il controllo delle temperature, però a me non mi interessa più di tanto perché io non lo uso. E comunque mi trovo decisamente bene, devo dire la verità, mi piace davvero tanto. Ok, possiamo andarla a vedere da vicino. Ah, e qua vedete che è marchiata col marchio Boxer, con tutti gli schizzi di vernice blu. Veramente stupenda. Per chi non lo sa, adesso sto con l'addon della Fumitech di V per Vendetta. Veramente stupendo. Come vedete mi sta guardando anche male. Veramente stupendo. Se non hai visto la recensione, valla a vedere. Ti lascio la scheda che si apre qui. Allora, questa box quello che deve fare lo fa senza nessun problema. È davvero, non è ingombrante. Devo dire che a tenerla in mano è un po' un mattoncino, ma ovviamente come tutte le box, dopo che ce l'hai per qualche giorno ci fai la mano. Sicuramente non è un mattoncino come la Smoke 220 Watt, quella con il display touchscreen. Eccola qui, questa qui è davvero un mattone, perché ha una forma davvero da tenere in mano, è comoda, ma è molto scomoda da avere nella tasca ed è abbastanza più pesante. Per farvi capire la differenza, questa è molto più scomoda da tenere nella sacca. Però dobbiamo dire che anche questa qui c'ha il suo peso. È un po' pesantuccia, ovviamente dopo che ci metti le due batterie diventa abbastanza pesantuccia. Come estetica non ho nulla da ridire, è davvero fantastica, mi piace un casino, davvero stupenda, bellissima. Poi con l'atomizzatore di V per Vendetta ci sta da Dio, veramente mi piace un casino, spacca.
a spingere spinge abbastanza bene. Devo dire che riesce a gestire anche bene le batterie, dura abbastanza. Ad esempio a me mi dura una giornata tranquillamente, svapando anche abbastanza. La tengo ad alti wattaggi e faccio tiri non troppo grandi, per questo mi dura davvero tanto. Su questo punto di vista, approvata. Sul punto di vista della reattività, devo dire la verità che appena premo il pulsante, subito attacca, almeno ci sta una frazione, proprio un 0,1 decimo di secondo in cui il circuito va in funzione, però è davvero una roba impercettibile, per cui va decisamente bene. Può andare tranquillamente bene per uscire, perché come ho detto non è eccessivamente pesante e soprattutto non è eccessivamente ingombrante, per cui va benissimo, soprattutto dopo che hai avuto una box come quella lì. Ci sta la differenza. Anche la VT Box è molto più grande di questa box, per cui io ad esempio se devo uscire preferisco questa, che è molto piccolina e c'ha questa forma che all'inizio in mano non è proprio comoda, non è proprio ergonomica, ma devo dire la verità è troppo figa, per cui chi se ne frega dell'ergonomia. Ha tantissimi fori di sfiato, sia sotto che sopra, e questa è una cosa veramente ottima, soprattutto se succede qualcosa alle batterie, soprattutto se le batterie si surriscaldano, possono sfiatare tranquillamente dai fori di sfiato. Ed è una cosa davvero ottima. Ho preso box comunque anche tubi che non hanno nemmeno un foro di sfiato, e soprattutto per iniziare non va affatto bene, perché non si sa mai, ma se succede qualcosa è meglio stare un passo avanti, così che si evitano brutte cose. Io per adesso lo sto usando con quest'Atom e mi trovo davvero bene. Spinge da Dio, come ho detto il massimo dei watt è 188 watt, però sono erogati abbastanza bene, va fluida la box, non ha picchi e fino alla fine della batteria va decisamente bene, non si sente tantissimo il drop. Si inizia a sentire quando le batterie sono davvero scariche, c'è tipo quel 15% di carica nelle batterie, là si inizia a sentire il drop, però non è eccessivo e si può continuare a svapare. Vi faccio vedere un tiro che è al massimo della sua potenza, cioè a 188 watt, con le resistenze che mi sono uscite dall'atomizzatore, che sono le Alien Clapton, più il cotone che è sempre uscito dall'atomizzatore. Vi faccio vedere com'è. Va da Dio, il tiro è fluido, quest'Atom caccia una valanga di vapore, va benissimo, come ho detto d'estetica, io l'adoro, è davvero bella. L'unico problema è che si usura un po' se ad esempio struscia vicino alle chiavi o comunque la vernice si toglie. Non si toglie in maniera disastrosa, cioè nel senso io avevo la Smoke Alien, quella era una box che la vernice, almeno il modello che avevo io, si toglieva soltanto a guardarla, cioè nel senso questa ce l'ho già da 2 settimane e sommariamente si è tolta poca vernice sui bordi, ma poca roba da poco veramente, per come la uso io, soprattutto che la tengo insieme alle chiavi e altra roba nella tasca, veramente ha fatto un'ottima riuscita. Ha il circuito prioritario, per cui potete tranquillamente collegarla col cavetto al computer e scaricare gli aggiornamenti per il software, veramente ottimo. Soprattutto vi ricordo di non caricare le batterie col cavetto USB, ma di prendere l'adattatore a parte, il caricabatterie a parte. Questo è sottinteso, ovviamente dovete assolutamente prenderlo, perché non si carica mai tramite il caricatore USB, perché le batterie si caricano in modo diverso, non si riescono a caricare al 100%, è sconsigliatissimo. Io come box la consiglio, non è nulla di eccesso. Io come box la consiglio, non è nulla di eccelso, però per una prima, seconda box, comunque per iniziare o comunque per andare a un livello successivo ci sta assolutamente. Come ho detto è davvero bella, non è tanto grande, il peso un po' ci sta ma non è eccessivo, si può tranquillamente portare in giro e va benissimo. La trovate sui 40 euro su Gearbest, vi lascio il link in descrizione. Va, come ho detto, va benissimo, non ha problemi sommariamente, per cui come box per iniziare o comunque per andare a una fase successiva dall'inizio va benissimo, ci sta. Io ogni tanto, come ho detto, la uso ma la porto in giro, perché io ogni tanto la uso e me la porto in giro, perché come ho detto non è tanto grande a confronto tipo alla VT Box o alle altre box che ho, per cui ci sta da Dio, va benissimo. Ovviamente se volete fare una coppia da mostro con questo atomizzatore che ho fatto il video e va da Dio, va benissimo, andate alla grande proprio. Vi lascio il link anche dell'atomizzatore in descrizione.
Come voto io gli do un 8, un 8, perché soprattutto l'estetica mi fa morire. Ho sempre voluto provare le box della Boxer. Non lo so, mi piaceva come costruiva le box, mi è sempre piaciuta come marca. La sono riuscito a provare e sono rimasto abbastanza soddisfatto. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video. E niente, fatemi sapere se avete provato questa box o se mi volete consigliare qualche altra box. E ci vediamo ad un prossimo video. Vi ricordo di cliccare i video che usciranno qua in sovraimpressione se volete guardare qualcos'altro. Ciao ciao, adiù!